ce la siamo meritata tutta per l'entusiasmo che ci abbiamo messo, ci abbiamo creduto quando nessuno più ci credeva. Ci abbiamo tutte le carte in regola per andare in C. Adesso speriamo solo in una bellissima società, forte economicamente, che ci sostenga anche in C e ci faccia andare a raggiungere il sogno della B, che è il nostro sogno più grande poi. Vorrei far ricordare a tutti i tifosi ischitani, che siamo in tanti oggi, l'ultimo anno che siamo scesi dalla Serie C, abbiamo ricominciato. Bisognerebbe ricordarle a questi signori, a Vito Iacono e Nino Scotti, che si sono messi un bel peso sulle spalle, hanno ricominciato dall'eccellenza. Nella chiesa di San Ciro, in quattro catti, abbiamo fatto la prima partita qui sul campo Mazzella, eravamo in 50. Io penso che quelli erano i veri tifosi che hanno dato l'input. Ecco. No, io mi aspetto una società stabile, forte e stabile, che almeno ci garantisca la permanenza nella categoria tranquilla. Ma sicuramente a gennaio nessuno se lo sarebbe aspettato di trovarci oggi qua a festeggiare. Questo è il giusto merito per i ragazzi in campo, per loro che sono sempre stati al seguito della squadra e per tutta l'isola. È stata una cosa bellissima, forse hanno mandato via qualcuno che tirava contro. E poi si sono reso conto che adesso l'Ischia è l'Ischia. E ci hanno regalato in quest'anno grandi soddisfazioni come l'anno scorso. Speriamo di andare avanti e di raggiungere altri obiettivi. Sta crescendo il tifo anche perché quest'Ischia sta conquistando il cuore di molte ragazze. Speriamo bene. Per come si erano messe le cose a gennaio, solo un folle poteva credere o auspicare che si verificasse quello che si è verificato oggi. Quindi è una gioia doppia, tripla, quadrupla, non si può quantificare. Onore a questi ragazzi, all'allenatore, allo staff, al preparatore atletico che hanno fatto veramente un miracolo calcistico. Speriamo che futuro. Quello proprio lì ti volevo portare. Speriamo che questo sia una base di partenza, non un punto di arrivo, e che l'anno prossimo insomma si facciano le cose per bene. Una grande giornata di festa, partita scialba, però festa sugli spalti. Questo è l'importante, abbiamo raggiunto un grande traguardo dopo tantissimi anni di attesa. Finalmente ci siamo riusciti con l'auspicio di vivere un altro anno di grandi emozioni. Magari con qualche altra soddisfazione in più che potrà farci sognare. Sono ottimista, penso che il presidente tornerà indietro perché ci piace molto l'Ischia, ho visto. Il progetto era partito 3 anni fa, l'abbiamo rispettato perfettamente e comunque penso che i tifosi devono stare tranquilli per il prossimo anno della C1. È la vittoria di tutta l'isola. Per la terza volta un piccolo centro come Ischia in 20 anni riesce a raggiungere la terza serie nazionale. Sono sacrifici che vengono ripagati con una grande gioia. Speriamo che questo possa servire a tutti gli imprenditori isolani affinché possano capire realmente la portata di questo evento, perché non è da tutti un piccolo centro di 70.000 abitanti vincere per 3 volte, andare per 3 volte nella terza serie nazionale. È davvero un sogno che aspettavamo da tantissimi anni. Noi tifosi in particolar modo ce lo meritiamo e finalmente siamo giunti al traguardo che tanto aspettavamo. Sei fiduciosa per il futuro? Io sono una persona ottimista. Stabile, insomma. Io sono una persona ottimista, sono sicura che qualcosa si farà, qualcosa di positivo c'è per forza, perché tutto questo non può